Allora, buongiorno a tutti. Facciamo un punto della situazione dopo la riunione dedicata a Expo 2015 che il Presidente del Consiglio Letta ha presieduto pochi minuti fa con gran parte dei ministri presenti. Ringrazio tutti i presenti che sono qua. Il sottosegretario Martina, che presiede la COEM, ci introduce in questo incontro con la stampa. Dico ai presenti al tavolo che i colleghi delle agenzie ci seguono dai loro box di lavoro normali. Sottosegretario Martina, prego. Grazie. Come è stato detto, abbiamo riunito la prima commissione di coordinamento delle attività di governo per Expo 2015, alla presenza di tutto il governo, delle istituzioni locali, di Società Expo, di Padiglione Italia. È stata una riunione molto utile, molto proficua. Si riconferma e anzi si potenzia, direi in maniera netta, il convincimento e l'azione del governo proprio in chiave Expo, pensando ad Expo come una grande occasione nazionale, un grande appuntamento da costruire in questi prossimi 2 anni con straordinario impegno. Il Presidente Letta ha informato la Commissione di coordinamento che nel quadro delle attività nazionali in preparazione anche del grande appuntamento di Expo 2015, l'Italia, Milano in particolare, nel corso del semestre di presidenza italiano dell'UE, nella seconda parte del 2014, Milano ospiterà un importantissimo vertice, il vertice ASEM, il vertice euroasiatico, uno dei vertici più importanti della gestione italiana del semestre di presidenza europeo. È questo un ulteriore segnale di grande impegno del governo nazionale verso Milano, la Lombardia, con l'idea che possa essere una prima vera grande occasione internazionale per sviluppare poi un pezzo delle grandi relazioni che noi avremo modo di gestire con l'Esposizione Universale 2015. Su proposta della società è stata accolta l'idea di definire nelle prossime settimane un master plan complessivo dei progetti del governo italiano in chiave Expo. Noi abbiamo già oggi, con la collaborazione e il concorso di tutti i ministeri, un'attività molto insistente molto ampia di progetti, iniziative, percorsi che ciascun ministero sta preparando verso Expo 2015. Noi comporremo questo grande master plan del governo nazionale verso Expo 2015 presentando il complesso delle attività che tutti i dicasteri stanno sviluppando pensando all'appuntamento. Sono state riconfermate anche nella riunione della COEM una serie di obiettivi che il governo si prefigge ovviamente di raggiungere. Tra questi io sollecito la vostra attenzione ancora una volta sulla possibilità che attraverso Expo, pensando ad Expo, si possa nel dialogo con le parti sociali costruire un punto di innovazione anche sul lato delle politiche del lavoro, delle politiche attive, per generare occupazione, posti di lavoro, percorsi di occupabilità chiari che utilizzino anche qui il grande appuntamento come un'occasione per fare un'operazione, diciamo, sistemica anche dal lato del lavoro e dell'occupazione, che è il primo grande titolo, la prima grande priorità di questo governo. Ecco, più in generale, io dico, oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel senso proprio di un grande lavoro di squadra che il Paese farà, che il governo farà, pensando ad Expo come occasione, una delle grandi chiavi di sviluppo del Paese nei prossimi anni. Quindi molto bene, la collaborazione con le istituzioni locali è, come dire, rinsaldata ulteriormente e potenziata sempre più. Avremo anche degli appuntamenti a breve molto importanti, andiamo avanti con un'agenda molto fitta di impegni e ovviamente ci impegniamo a rendicontare anche lo stato d'avanzamento di questi lavori passo passo. Grazie. Grazie, sottosegretario Martina. Il commissario Sala, teniamo presente che il ministro Lupi ha il Consiglio dei Ministri in corso, quindi tra poco lo liberiamo. Sì, è
questo proposito sarò molto, molto, molto breve. Siamo come esposizione universale nel 2015 in una fase di grande attività. Avevamo un obiettivo all'inizio di avere 130 paesi che avrebbero aderito, siamo a 129, speriamo e pensiamo di poter annunciare al 130esimo per domenica, quando il Presidente della Repubblica sarà a Monza, quindi questo obiettivo è stato portato a casa. Vuol dire che questi paesi poi dovranno costruirsi il loro padiglione, i loro spazi, e quindi siamo in un momento di grande attività sulle opere, perché intorno a fine anno dovremo consegnare ai singoli paesi il loro spazio dove i padiglioni verranno edificati. Partiremo poi in particolare da settembre con un momento anche importante di comunicazione, anche attraverso i canali televisivi, perché non è semplicissimo comunicare cos'è l'esposizione universale, ma lavorandoci sappiamo che in realtà è un progetto che ha molto senso, può essere molto attrattivo, può essere un momento importante per richiamare l'attenzione del mondo sul nostro paese. Nei paesi che hanno aderito c'è una straordinaria presenza dei paesi asiatici e africani, un nuovo mondo che credo che sia molto importante per il nostro paese. Quindi la situazione è, direi, senz'altro positiva, stiamo ovviamente correndo e mettendo tutto il nostro impegno. Ecco, la giornata di oggi è stata importante perché in realtà i vari ministeri stanno facendo una serie di attività, è importante dare sistematizzazione attraverso questo master plan che da un lato garantirà che si andrà avanti con i tempi giusti, dall'altro sarà un potente mezzo di comunicazione di come l'Italia attraverso i ministeri si sta preparando l'esposizione universale 2015. Grazie. Grazie. Ministro che è più fretta di tutti. Sì, chiedo scusa alle altre persone, ma è in corso il Consiglio dei Ministri e ci tenevo in particolare a sottolineare da una parte la soddisfazione da parte mia, da parte di tutti i ministri che hanno partecipato, il Presidente del Consiglio, perché oggi abbiamo fatto non solo un altro passo avanti, ma anche abbiamo potuto constatare con soddisfazione che lo sforzo comune di tutti, delle istituzioni, del Commissario, del nostro Sottosegretario che coordina appunto i lavori anche del Governo, a fianco degli enti locali e istituzioni, sta andando avanti e sta andando avanti bene. Dobbiamo concentrarci in particolare e il mio Ministero da questo punto di vista è assolutamente a fianco perché l'obiettivo si realizzi, dopo aver anche nel decreto del fare messo ulteriormente a disposizione da una parte risorse aggiuntive e dall'altra anche possibilità di accelerazione nelle opere, che le opere in questo momento strategiche e fondamentali per Expo, oltre ovviamente la piastra, si realizzino e si realizzino nei tempi necessari. Pedemontana, Brebemi, tangenziale est, linea metropolitana M4, statale Roma-Unza, che è fondamentale proprio per l'accesso al cantiere. Con il Presidente della Regione Lombardia, con il Sindaco, con il Commissario abbiamo deciso anche su questo tema specifico di essere settimana dopo settimana al fianco perché tutti facciano lo sforzo perché questo si realizzi e per presentarci nel miglior modo. Ci sono state poste anche ulteriori questioni, penso a questioni che il Sindaco di Milano ha posto e che vedono la grande sensibilità anche del Governo, un piano straordinario dei trasporti pubblici a cui dobbiamo prepararci in quel periodo, penso anche ad un piano straordinario per superare le barriere architettoniche all'interno della città di Milano e all'interno di tutta l'area espositiva, e da questo punto di vista abbiamo detto che insieme con il Commissario, la Regione, il Comune, cercheremo anche qui di fare il possibile. Comunque il segnale è un segnale molto positivo, dobbiamo lavorare sodo, ma dobbiamo farcela. Grazie. Grazie Ministro. Avremo ovviamente spazio per qualche domanda, ma se Sindaco di Milano, Presidente Maroni o Commissario Bracco hanno piacere. Poche parole. Credo che oggi si sia ingranata una marcia in più, perché finalmente abbiamo visto un governo attento, pronto a intervenire e soprattutto che ha compreso nei fatti e non solo a parole, quindi a differenza del passato, che Expo sarà e dovrà essere un grande evento nazionale da cui può ripartire lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.
sarà un evento importante dal punto di vista della credibilità non solo di Milano, della regione Lombardia, ma dell'intero paese, e quindi c'è un impegno concreto, un impegno finalmente che si è già manifestato nell'ottimo rapporto di collaborazione per quanto riguarda il Comune di Milano col Ministro Lupi rispetto alle infrastrutture. Milano, metropolitane, ma adesso sono cose che riguardano un po' più la città, con il Vicepresidente Alfano sul tema della sicurezza. A Milano è venuto recentemente il Vice Capo della Polizia Marangoni, che ha fatto un summit con tutte le forze dell'ordine, con la polizia locale, per mettere a disposizione nei 6 mesi di Expo forze che possano garantire la sicurezza di quelli che spero siano 20 milioni di turisti. Ecco, quello che voglio dire, quindi estremamente positivo, una marcia in più, bisogna prepararsi alla volata finale in termini ciclisti, ma voglio dire che forse sono ancora necessari interventi per superare possibili ostacoli che possono sopravvenire, tra cui eventuali ricorsi al TAR, tra cui il tema che 10 giorni di neve possono anche rischiare di ritardare i lavori. Bisogna avere tutti gli strumenti giuridici e normativi per superare eventuali ostacoli o eventuali difficoltà che possono sorgere. Su questo c'è la massima disponibilità del Governo. Accanto a questo, chiaramente, non posso che ribadire quello che ho detto al Presidente del Consiglio e a tutti i ministri, in particolare rivolto al Ministro dell'Economia, e cioè che senza deroga al patto di stabilità per gli investimenti di Expo 2015, che riguardano il Comune, ma posso anticiparlo, anche la Regione e la Provincia, che dovranno investire e vogliono investire in Expo 2015, chiaramente anche senza chiedere nulla al Governo, se non la possibilità di derogare al patto di stabilità e avere la possibilità di fare quegli investimenti che possono preparare la città, preparare l'accoglienza dei turisti e creare le condizioni per il supporto di grandi investimenti esteri anche per il futuro in Lombardia, a Milano e nel Paese, e soprattutto creare le condizioni per nuova occupazione subito, che è il punto fondamentale anche che riguarda il futuro del nostro Paese. Grazie Sindaco. Presidente Maroni. Ci sono 4 fasi nella definizione di questo grande evento. La prima è la preparazione, poi c'è la promozione di questo straordinario appuntamento, la gestione e infine il post, quello che verrà dopo. La fase della preparazione è quella in atto, quella che ci ha visto discutere oggi delle questioni che riguardano finanziamenti, allentamento del patto di stabilità, sono assolutamente d'accordo, che riguardano modifiche normative da aggiungere ai poteri già conferiti con un provvedimento del Governo al Commissario Sala, bisognerà studiarne di altri, ne sono convinto. E poi c'è nella fase di preparazione il punto più critico, che è il fattore T, il tempo. Il 30 aprile 2015 è una data invalicabile, tutto deve essere pronto ben prima, ma naturalmente il 30 aprile 2015. Quindi quello di cui parlava il Sindaco, qualche imprevisto che può succedere, che rallenta, deve essere messo in conto, ma oggi io esco più fiducioso dall'incontro, dopo l'incontro, perché ho visto l'impegno di tutto il Governo. Mi ha impressionato vedere non solo il sottosegretario Martina, ma il Presidente del Consiglio e tutti i ministri lì presenti, a dimostrazione proprio che c'è l'impegno totale, e questo impegno totale è quello che serve. Expo non è una questione né di Milano né della Lombardia, Expo è la vetrina dell'Italia, l'Italia nel mondo sarà presente. Credo più del 90% rappresentata della popolazione mondiale, e non possiamo fare la brutta figura. E c'è questo cliché, un po' lo stereotipo, che quando l'Italia si occupa di queste cose poi va a finire male. Noi dobbiamo invece, questa è la straordinaria occasione, tutte le istituzioni sono impegnate per fare in modo che la fase della preparazione si concluda secondo i progetti che abbiamo e si concluda nel modo migliore.
La promozione è un altro impegno importante di cui ha parlato anche Beppe Sala. Il primo evento in questo senso sarà domenica prossima, organizzato da Regione Lombardia alla Villa Reale di Monza, un grande evento con la partecipazione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Corpo Consolare milanese, che è secondo solo a New York come numerosità e come qualità, e quindi un evento che mette al centro della vetrina i contenuti di Expo, di cui si è parlato finora troppo poco: nutrire il pianeta, energia per la vita. E essendo proprio in Italia, l'agroalimentare italiano, stiamo parlando delle cose nostre, no? Energia per la vita e nutrire il pianeta. Ecco, una straordinaria occasione, e l'impegno di oggi, l'incontro di oggi, mi hanno convinto che ci sono tutte le istituzioni schierate. Non era una cosa né scontata né banale, è una cosa importante, molto importante, e quindi sono certo che questo impegno garantito oggi ci consentirà di conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi. Grazie, Presidente. Forse il commissario Bracqua una... Solo per dire che il padiglione Italia è il più grande nell'ambito del sito Expo, proprio perché è il paese ospitante, e sarà un insieme, un'unione dei territori, cioè delle regioni, delle comuni, insomma dei territori e delle imprese, e quindi questa messa a fattor comune vuol dire il rilancio del paese. Grazie. Se i colleghi hanno domande, so che ci sono i colleghi anche delle agenzie ai loro box, quindi nel caso serve un attimo di tempo. Se invece è tutto chiaro, grazie. Un saluto a tutti, grazie.